Profonda amarezza e occhi segnati dal pianto, il titolare dello storico bar centrale di Corso Vittorio Emanuele si lascia prendere dall'emozione mentre chiude, a data da destinarsi, la sua attività commerciale, in servizio da oltre 11 anni e tra quelle che nel dopo terremoto hanno sfidato il silenzio e la desolazione del centro storico, continuando a crederci e a lavorare con gentilezza e sorriso sulle labbra. Antonello si lascia andare ad un libero sfogo tra scatoloni da portare via, bancone smantellato, una lettera appesa alla porta a vetro del locale e oggetti di una vita trascorsa in un centro storico che continua a perdere pezzi. Storico bar centrale in chiusura, perché? Grazie per lo storico innanzitutto. Meno male che almeno qualcuno sa che questa attività esiste da tempo. Da quanti anni? Da 11 anni. Senza considerare poi gli anni trascorsi a lavorare in locali del centro storico, avendo fatto poi sempre questo mestiere. Quindi oggi è un giorno triste. Quali sono i tempi previsti e che cosa farete dopo e durante soprattutto? I tempi previsti mi auguro che siano i tempi che la ditta ci ha comunicato. Che significa 2 anni dall'inizio lavori che sarebbero già partiti da settembre scorso e quindi rimarrebbero effettivamente ancora 18 mesi dal momento che usciamo da qui. E poi alternative al momento, come ho detto anche prima, ai colleghi che al momento non ci sono. La palazzina dove è collocato il bar centrale in realtà è risultata lievemente danneggiata dal terremoto, ma la durata dei lavori, fissata in almeno 18 mesi, rischia di andare per le lunghe a causa dell'immobile a fianco completamente inagibile. Un periodo troppo lungo che rischia di essere mortale per una piccola attività che soffre, oltre agli effetti del sisma, una crisi generale senza precedenti. Per l'affitto di un bar di periferia, spiega Antonello, dove magari ricollocarmi in attesa di tornare in centro storico, mi hanno chiesto addirittura 6.000 euro, una somma proibitiva, per non parlare di strozzinaggio. Accettare significherebbe mettermi il cappio al collo. Quindi lei che cosa farà con la sua attività per questi lunghi 18 mesi, ammesso che siano 18 e non di più? Al momento niente, stiamo sicuramente in uno stato anche confusionale, perché magari le possibilità, le alternative ce ne sono tante, però secondo me è un periodo molto difficile a livello economico, a livello di economia generale, dove c'è un alto rischio che qualsiasi scelta che tu fai possa essere una scelta sbagliata. E quello che voglio far capire anche a molta gente è che bisogna stare soprattutto con i piedi per terra e non fare il passo più lungo della gamba, perché poi veramente è difficile rialzarsi. Ecco. C'è stato qualcuno che le ha offerto un'alternativa per questi mesi? L'alternativa sicuramente, sì, che già avrei vagliato, ma che sono proibitive. Esempio, diciamo un rilevare gestioni, no? Locali che magari vorrebbero cedere, vorrebbero vendere, ma però trattandosi il periodo difficile che ho detto. Quanto le hanno chiesto, ad esempio? Per esempio, per una gestione di un di un bar di modeste potenzialità si arrivano a chiedere anche 6.000 euro al mese. E allora significa per me, a mio giudizio, farsi mettere il cappio al collo. You're going to reap just what you sow.